Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Anna e Marco, vita in Inghilterra. Ciao! Oggi c'è un video un po' particolare in quanto è l'anniversario di quando ci siamo messi assieme. Sono ben 13 anni ormai. Come abbiamo fatto a resistere non si sa. No, resistiamo invece. C'è proprio la chimica. Ci siamo conosciuti nel 2008 in occasione della laurea di Anna, perché lei era venuta a farsi i fiori in fioreria da me e io non ho perso l'occasione. E poi ovviamente noi ci siamo sposati nel 2011, lo stesso anno tra l'altro che ci sono sposati William e Kate, un avvenimento di quelli abbastanza importanti. Cos'è successo nel 2011? Si sono sposati William e Kate e si sono sposati Anna e Marco. Quindi bene, adesso vediamo un po' questo percorso. È un percorso fatto appunto di viaggi, ma soprattutto di un'esperienza di vita di coppia. Speriamo che questo video vi possa essere utile, almeno vedete un po' una coppia un po' frizzante come è sopravvissuta in questo periodo. Qualcuno ha detto che siamo nomadi, senza fissa dimora. Può essere. Diciamo che il viaggio è diventato la metafora della nostra vita. Cioè il viaggio è sempre la metafora della vita, ma per noi è estremamente una metafora calzante. Quindi vi facciamo vedere un po' le nostre esperienze in giro per il mondo. E sappiamo bene che il viaggio è la metafora della vita, soprattutto quando si tratta di un viaggio vero e proprio, perché una partenza è sempre un distacco da qualcosa che si conosce e un salto nell'ignoto, almeno per quanto ci riguarda. Abbiamo sempre, sapevamo sempre cosa lasciavamo, ma non sapevamo mai cosa trovavamo. La vita è un test. Esatto, diciamo che abbiamo sempre cercato alternative. Perché in definitiva? Perché praticamente sia come dipendenti, sia come imprenditori, sia come laureati, in Italia non troviamo il nostro spazio. Diciamo che dal punto di vista sia economico che lavorativo, forse l'Italia non faceva per noi. Non stiamo dicendo che in assoluto non possa andare bene, perché per moltissime persone, per la gran parte degli italiani, per fortuna va bene, diciamo che non era nelle nostre corde. E quindi abbiamo iniziato a cercare ed è diventata una ricerca, diciamo, di quello che era più consono non solo ai nostri bisogni, ma anche Noi siamo anche una coppia, diciamo, un po' particolare, in quanto non è che cerchiamo la perfezione, quindi siamo sempre in viaggio per questo, ma siamo di spirito, diciamo, di adattamento ai posti e ai territori che abbiamo visitato, anche come cultura, e quindi sappiamo benissimo adattarci, cercare dei lavori anche in base alle nostre capacità. Questo ci ha portato appunto a andare un po' alla scoperta di quello che sono stati i nostri viaggi e le terre che abbiamo visitato. Diciamo che per noi lasciare il paese, lasciare le vecchie abitudini, lasciare quello che si conosce è stato anche lasciare una mentalità, la nostra zona di comfort, quella che in inglese si chiama comfort zone, per rompere una routine, non perché fossimo, come si può dire, gli schemi che ci sono un po', diciamo, imposti come imprinting, no? Esatto. Dalla società, dalla famiglia, da quello sì. Che poi diciamo che ci sono due modi per affrontare il viaggio, sia il viaggio della vita sia un viaggio vero e proprio. Uno può rimanere fermo nelle proprie abitudini, nella propria routine ed essere assolutamente a proprio agio e non voler assolutamente cambiare. Questo si tratta sia di una vita sedentaria sia di una vita nomade come la nostra. Cioè il ritrovare se stessi e scoprire nuove cose non è per tutti. C'è chi come noi ha bisogno di essere sempre alla ricerca, sempre di avere qualcosa da fare, qualcosa di nuovo, qualcosa da imparare per essere un po' stimolati, diciamo, ad ottimizzare la propria vita. Ma non è per tutti, non siamo tutti uguali ed è questa la bellezza, secondo me, di essere tutti diversi. Diciamo che per noi è stata sempre un po' improvvisata la partenza, appunto, come dicevamo, non sapevamo cosa trovavamo e questo logicamente porta assolutamente ansia, stress, sì, mettersi in gioco, perché
In definitiva, tu non sai Non cosa so. trovi dall'altra parte, no? Abbiamo imparato veramente molto a non legarsi alle cose, quindi nei nostri spostamenti, lo vedrete nelle immagini, diciamo che abbiamo perso parecchi pezzi dal matrimonio in poi, Fisici, fisici proprio materiali. nel senso che è inutile per esempio comprare degli armadi belli perché tanto se poi magari non è l'ultima meta, quindi meglio essere molto più leggeri, non avere cose che ci intralciano, poi sono altri i valori che noi Esatto. reputiamo più importanti. Sì, bisogna avere coraggio, ma non è un coraggio, come dire, buttarsi a fare paracadutismo da un monte, non è così estremo. Poi dipende, perché a chi piace fare paracadutismo magari trova assolutamente normale buttarsi giù da un monte, per me non lo sarebbe, quindi proprio dipende dai punti di vista, da quali sono le tue motivazioni e i tuoi bisogni, ossia, magari reputi importante, che ne so, avere il tuo supermercato di fiducia piuttosto che il tuo cibo abituale, piuttosto che la tua sfera di affetti, magari quelli per te sono bisogni irrinunciabili. Per noi diciamo che erano i bisogni primari, ossia fame, sete, lavarsi, vestirsi e tenere i Sopravvivere. nostri gatti, esatto, sopravvivere. Sì. Quindi ci siamo adattati, ma neanche senza troppi sforzi. Non vorrei dire che sia stata una cosa impossibile e abbiamo vissuto veramente anche, Sì, è sì, non sempre pieno. comodamente, diciamo. Tra l'altro con parecchi diciamo lavori tutti diversi orari anche assurdi, per cui non c'è stata veramente una prova anche di noi stessi, anche come coppia, soprattutto perché Bisogna essere uniti. dobbiamo essere uniti, Bisogna volere anche le stesse cose. esatto. Dopodiché, diciamo che poi il viaggio, a prescindere che sia spinto da una motivazione di miglioramento, di scoperta, di avventura, può essere anche semplicemente un viaggio che ha come motivazione lo svago, e abbiamo fatto anche quello. Non siamo totalmente privi di capacità di viaggiare per svago, abbiamo fatto anche quello. Quindi dipende dalle tue esigenze, dipende da come è improntata la tua vita, dalle priorità, dalle tue motivazioni. Per esempio, per svago, diciamo, dal viaggio di nozze abbiamo scelto di andare in Grecia. Io non c'ero mai stato, lei c'era già stata prima con un'amica e per me è stata la prima volta che sono uscito un po' dal guscio perché è stato il mio primo viaggio in aereo, tra l'altro, e poi appunto con Anna, che era la persona giusta per fare questo viaggio qui. La Grecia è bellissima, è un posto che mi è rimasto nel cuore, per viaggio, per svago, è un bellissimo paese, offre tantissimo. Molto vicina all'Italia come stile, come Come cultura. cultura è stupenda. Cioè, anche il cibo, io No, lo sì, adoro, il ci ho cibo mangiato molto bene. greco è buonissimo. Cosa contare il mare è molto molto bello. Mare incredibile, le persone sono Cordiali. cordiali ed espansive, quindi veramente bella la Grecia. Dopo per svago siamo stati anche a trovare degli amici all'estero, per esempio in Germania. La Germania è un paese diverso dall'Italia, secondo me è molto più moderno, Germania è veramente incredibile. offre moltissimo, i prezzi sono anche discretamente buoni, Sì. soprattutto se vai nella zona di Berlino, magari dove il costo della vita è un po' inferiore rispetto, che ne so, alla Baviera o ad altre zone. Diciamo che la zona dell'est forse è leggermente più conveniente, anche se le cose poi negli anni cambiano. Io ho i ricordi ancora di qualche anno fa. Io sono rimasto stupito per quanto riguarda la Germania, per la velocità che hanno nei servizi, che secondo me è una delle migliori al mondo, e Trasporti. pulizia, trasporti. Io sono proprio rimasto proprio impressionato dall'organizzazione. D'altra parte sono tedeschi e quindi Per bisogna dare antonomasia. sono bravi, sanno farle queste cose qua, bisogna imparare da E loro. comunque, per esempio, Berlino è anche un luogo culturalmente vivo, giovane, Sì, giovane, multiculturale. moderno, Esatto. trovi veramente tanto, tanto. Dopodiché i nostri viaggi sono stati anche magari in Italia, mentre eravamo fidanzati, o dopo, magari qualcosa a livello locale. Non dimentichiamoci mai di scoprire i luoghi intorno a noi.
Poi abbiamo iniziato appunto per esigenze lavorative e di miglioramento personale a guardarci intorno e la prima, come si dice, il primo paese dove è caduto il nostro sguardo era oltreoceano. Il Canada è un paese eccezionale, forse uno dei migliori che abbiamo visto. Per opportunità di lavoro, tantissime, un paese multiculturale per eccellenza, bassissima criminalità. Ti ricordi che abbiamo lasciato la macchina Ah sì, aperta al centro centro commerciale commerciale. con il nostro amico e ci ha detto: va No, bene, non ti lascia lì, tranquillo. No, preoccupare. scherzi. No, fidati. Quei finestrini Beh, giù. ce lo dici tu. Vabbè, c'era la guardia a cavallo che garantiva la sicurezza. Una delle cose che secondo me è uno dei pro più importanti per quanto riguarda il Canada è la natura che è enorme, incontaminata ed è veramente verdissima. Ti perdi, c'è Sì. talmente tanta varietà che è bellissimo. Abbiamo fatto un bel giro. Noi eravamo a Toronto, quindi in Ontario. Oakville. Ok. E poi da lì abbiamo fatto un giro così, senza meta precisa. Abbiamo preso una macchina e abbiamo iniziato a girare. È stato molto, molto Sì. bello. Poi per i lati negativi dobbiamo dire, allora, il nostro scopo era capire che opportunità ci sarebbero state per lavoro. Siamo andati anche a verificare in ambasciata, eccetera. Ottenere un visto d'ingresso in quel periodo sarebbe stato praticamente impossibile e da lì a qualche anno non si liberava, diciamo, un posto. Andavano a contingenti, quindi a quantità per, chiamiamola, nazionalità. E anche in base a un sistema di requisiti piuttosto stretto. Immagino sia diventato ancora più stretto ultimamente perché controllando il sito governativo è cambiato ancora dal Da allora? 2012. Era il 2012. Sì. Allora, ci sono una serie di requisiti per entrare in Canada. Vi invito a controllare il Controllate i siti sito governativi se governativo volete sull'immigrazione informazioni. e ti fanno anche un test online in cui la tua Il facilità di ottenere un visto, in base a nazionalità, età, abilità linguistica che deve essere certificata, situazione familiare, educazione, esperienza di lavoro e soprattutto se sei una categoria richiesta nel paese. Quindi non vogliono, diciamo, perdi tempo. Quindi certe categorie sono agevolate, poi logicamente ci sono altri percorsi come imprenditori, persone che vogliono aprire una ditta piuttosto che grandi investitori o ricongiungimenti familiari, sponsorizzazioni, per esempio, se una ditta vuole necessariamente te, quindi ci sono varie possibilità di ingresso, ma sono tutte molto complesse. Giustamente proteggono il paese. Io l'ho trovato un sistema piuttosto efficiente che mantiene uno stato efficiente con molto una popolazione che funzionante. funziona bene. Sì, è molto simile anche a quello al sistema svizzero, se Sì, o a quello vogliamo. che si prospetta qui con E qui con Brexit. Brexit lo vedremo, insomma. Sarà più o meno simile. Uno degli aspetti che può sembrare negativo, dico negativo perché ragazzi, i video che portiamo sono esperienza personale del nostro vissuto, ma anche di fonti magari di anche altri amici o conoscenti che abbiamo visto lungo il percorso della nostra vita. Quello che potrebbe essere un contro potrebbe essere per esempio il clima che è rigido, i canadesi lo sanno benissimo che nell'inverno hanno spesso si ritrovano con 1 metro di neve, quindi devi essere attrezzato e devi anche essere consapevole che c'è questo chiamiamolo inconveniente, fa parte però della natura, quindi non, c'è Poi, anche chi sì, piace. chi ci vive è anche abituato a spalare neve. Le distanze, tra l'altro, sono enormi. Noi siamo andati a fare un giro in giornata con una signora che, tra l'altro, veniva anche da lei dal Veneto come noi, che abbiamo scoperto durante Una una festa. Facciamo festa incredibile. Ma no, vi porto io a trovare degli un giro in amici. Siamo giornata. andati a trovare degli amici che abitano a Montreal. Montreal, scusate la pronuncia, e fa: "Ma no, ma è qui Montreal. vicino, va bene." Allora siamo saliti in macchina e questa signora si è fatta 6 ore di auto, ci ha portato in giornata, Fare un giro. incredibile. Abbiamo fatto un giro insieme a Arawa
Bella, Tanti hanno l'aereo, bellissima. tanti hanno un piccolo aereo e si spostano con Sì, perché l'aereo. il giro l'abbiamo fatto in macchina, quindi abbiamo visto, ho fatto un giro anche abbastanza, Fattorie, cioè. È sì, per campagna, è stato molto molto stato bello. bello. Un altro inconveniente forse è lo stile americano, molto americanizzato, quindi a livello, che ne so, Catene più che di altro. negozi, di qualità del cibo, è molto americanizzato, quindi la quantità, la qualità non è esattamente quella che un italiano si aspetta, logicamente. Trovi la classica C, no? E dei convenience stores, che sono questi negozietti di catene, più o meno in tutte le Sì, diciamo periferie, i villaggi che o, sì, le zone commerciali insomma, si ripetono e sembra è di uno vedere stampo. sempre la stessa zona, no? Poi Poi che hanno anche altro? molte cose, soprattutto nelle cittadine tipo Oakville, è bellissimo perché trovi i negozi e la cultura, Sì, diciamo, devi andare un del po' posto, fuori. ecco. E poi, cosa si può dire? Il costo della vita è elevato, le case sono carissime. Per essere fatte di legno sono veramente care, Sono molto con care, dei sì. costi di gestione elevati, proprio perché non ho visto grande isolamento. Sono belle però, hanno Bellissime! uno stile che a Sì, me lo piace tantissimo. stile è curato, sono bellissime esteriormente, internamente forse sono meno guarnite delle nostre, però sono molto molto belle. Tuttavia il costo, per una villetta Ah, sì. singola era tipo 600.000 e neanche super lusso, 600.000 dollari canadesi abbiamo visto. Piuttosto che, che ne so, gli arredi stessi, tutto quello che ne consegue, la gestione della casa, dal riscaldamento all'energia elettrica, all'aria condizionata, molto 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 costoso. Tanto che moltissimi, anche avendo raggiunto l'età pensionabile, continuano a lavorare per mantenere la casa. Cosa abbiamo visto ancora di strano? L'erba, Ah sì, l'erba, questa è interessante. L'erba l'erba verde, verde, le finta. ditte che colorano l'erba per renderla più verde. Sono cose un po' strane per noi. È stata la prima volta che ho visto gli scoiattoli, Ah sì, almeno gli per me, scoiattoli sì, gli americani. scoiattoli americani. Senza poter accedere chiaramente al Canada, abbiamo fatto retrofront e siamo ritornati in Italia. Ci siamo adattati, ovviamente, abbiamo continuato la nostra avventura. E però lei appunto non riusciva a trovare qualcosa che si adattasse alla sua, No, non trovavo proprio niente in generale, avevo cioè, cercato anche. una laurea, pieni voti. Sì. Io lo stesso con il mio negozio facevo veramente fatica fra tasse, affitti, cose, per cui abbiamo deciso di lasciare tutto e provare l'avventura in Svizzera. La Svizzera è un gran paese, una forse delle mete più gettonate dagli italiani per vicinanza. È vicinissima, quindi in giornata puoi andare e tornare, se ti manca la famiglia. Opportunità di lavoro ce ne sono, diciamo che la disoccupazione non è una cosa frequente. Ovviamente le tasse in Svizzera sono molto più basse che in Italia e la qualità e la sicurezza della vita è invidiabile, ovviamente. E una delle cose più belle della Svizzera è che hanno una polizia che è maniacale. Non trovi carte in giro, non trovi nulla di scomposto. Tengono molto a quello che è il decoro urbano. Poi L'organizzazione, l'efficienza svizzera, guarda, siamo. la burocrazia ci ha lasciato veramente positivamente colpiti, veloci, Con efficienti. un clic apri un'azienda in giornata, in 2 ore hai una ditta Ma che anche solo per funziona, il cioè, permesso di stupendo. soggiorno o cose che ne so, andare in comune a registrarsi, non ci sono paragoni, è veramente facile, intuibile. Assolutamente a portata d'uomo. Ecco, forse è un paese a portata d'uomo, non a portata di portafoglio, perché nonostante lo stipendio sia superiore ad altri, magari anche se hai, che ne so, uno stipendio da 5.000 franchi, che è più o meno la media, fai fatica a starci dentro per il costo elevatissimo che ha la vita, non solo a livello di affitti, di abitazioni. Ma anche perché, cioè, la sanità è privatizzata, quindi devi sottoscrivere obbligatoriamente una base con la cassa malati di tua scelta, perché le varie assicurazioni
sono, diciamo, concorrenti tra di loro, quindi ognuno fa il prezzo che è più conveniente, a seconda poi del cantone, perché anche lì dipende dal cantone, dipende dalla zona dove abiti. Quindi puoi sottoscrivere appunto la cassa malati di tua preferenza, e oltre a quella anche magari una complementare. Facciamo un esempio, noi pagavamo circa 400 franchi a testa al mese di cassa malati più una complementare, e noi magari avevamo una franchigia da 2500 annui, ossia tutto quello che esula dalla copertura base, che ne so, eventuali fatture, medicine, eccetera, devi pagarle anticipatamente e poi verrai rimborsato. Quindi è un costo veramente esoso, secondo me, che si aggiunge a un affitto già notevolmente elevato, senza parlare magari del mutuo, che si sottoscrivono anche a vita, e si possono anche ereditare i mutui, se vi interessa. Avevamo un'amica che aveva fatto un mutuo a vita e prospettava di lasciarlo ai figli. Non so, ci sarebbe l'eredità che desiderereste anche voi. Comunque, poi non ci sono tutele sindacali, un'altra cosa, quindi è molto americanizzato come sistema del lavoro. Il licenziamento può avvenire facilmente da parte del datore di lavoro. Quindi, pro per chi fonda le ditte lì, un po' meno per chi ci lavora. Ci sono tantissimi frontalieri, chiaramente. I frontalieri. Noi avevamo scelto di vivere dentro in Svizzera, però ci scontravamo con gli stipendi che ovviamente il frontaliere ha un costo più basso per quanto riguarda le aziende. E non stiamo parlando solo di frontalieri italiani, perché no. I frontalieri vengono anche dalla Francia o dalla Germania, a seconda del confine di riferimento. Poi gli svizzeri vanno a comprare in Italia perché costa meno, oppure ci sono tante cose. Noi abitando lì, diciamo, nella zona di Lugano, vedevamo queste realtà, ecco. Fare la spesa è caro, in effetti. Sì. Quindi diciamo che sì, lo stipendio è elevato, però ti serve assolutamente, cioè, per sopravvivere. È giusto, lo stipendio in Svizzera è alto, ma perché la vita, cioè tu ricevi il costo per stare lì, cioè prendo 5.000 franchi al mese, è come, è come qui in UK prendere 1.500 pound, 2.000 pound, quindi vivi bene. Quindi... Poi a livello interpersonale tutti dicono che appena escono dall'Italia si fa fatica a fare conoscenza. Non più di quanto noi abbiamo mai avuto in Veneto, che non siamo esattamente delle persone socievoli. No. Quindi più o meno è uguale. Quello che abbiamo notato forse è stato un clientelismo nei rapporti personali. Ossia, per carità, forse questa è la nostra esperienza personale, però le amicizie erano fatte con interesse, a seconda di cosa poteva una persona guadagnare da te. Per esempio, ti sono amico perché ti ho venduto l'auto, ti sono amico perché magari vieni da me a comprare qualcos'altro. È stato proprio... più che amicizie, clientelismo, a parte qualche raro caso, perché una delle amiche che abbiamo ancora dalla Svizzera è una persona eccezionale e continua ad esserlo. Continuiamo ad avere degli ottimi amici dalla Svizzera. Assolutamente non ha mai voluto niente da noi, e noi viceversa. Anzi, cioè, noi ci stupiamo perché ci ricorda prima di altri a volte... di compleanni, di date, di cose. Forse i primi auguri che abbiamo ricevuto per il nostro, chiamiamolo, anniversario, non sono stati i suoi. Sì, sono stupiti perché proprio Svizzera. Preciso. la Svizzera tuttavia non ci è entrata nel cuore, nonostante sia un bellissimo paese efficiente, che offre tutto quello di cui gli italiani si lamentano dell'Italia, la Svizzera ce l'ha. Tuttavia non ci è entrato nel cuore. Così. Poi anche lì, a noi ci piace tanto la natura, e la Svizzera ha una natura che è incredibile, cioè verdissima, laghi, posti, puoi mangiare quelle che erano I crotti, appunto, mamma mia, le trattorie tipiche svizzere, io le adoro. Sì, si mangia bene. La polentina concia,
polenta con dentro, che ne so, il formaggio fuso, che ne so, la La raclette salsiccia, l'abbiamo scoperta la lì. Quindi raclette. grazie. Svizzera, il Sì. cioccolato. Vabbè, diciamo che in Io mangiavo le Svizzera siamo stecche di aumentati cioccolato. di qualcosa come 10 chili, 10-12 kg avevo 10 preso lì, eh. kg. Va bene, sorvoliamo, stendiamo un velo pietoso sul nostro aumento di peso svizzero. Dopo quei 3 anni famosi in Svizzera, siamo ritornati ovviamente in Italia e io mi sono messo a lavorare di nuovo come dipendente. Mi collego con il video sul risparmio e tutte queste cose qua, andateveli a vedere, e che appunto mi sono ridato l'opportunità per una nuova avventura tra me e Anna, risparmiando appunto un po' di soldi. Appunto, lei non trovava niente un'altra volta, io trovavo, però ero sempre precario. Il problema dell'Italia, ragazzi, è questo anche, che 3 mesi prova, 3 mesi, ma uno non può fare programmi così a tutte le età, per cui la gente scappa, sia chi ha cervello, come lei, che ha Non so studiato, se è cervello. e beh, sei insieme a me, quindi non ce l'hai tanto cervello, e sia chi ha voglia anche di lavorare, come magari nel mio caso, che però è in lista d'attesa col mondo intero, perché Abbiamo detto, ok, proviamo con lo UK. facciamo un altro salto nel vuoto perché a noi piacciono i Quantum Leap. Ah sì, assolutamente. E proviamo con lo UK, è partita come una vacanza, ma non siamo più tornati. E quando diciamo di essere partiti con due valigie, Siamo ancora in intendiamo vacanza noi, eh? veramente due valigie nel senso fisico, perché siamo partiti con due valigie e siamo rimasti via con due valigie. Cos'ha di bello il Regno Unito, che ci ha attirato anche l'opportunità chiaramente di lavoro e la meritocrazia, più o Sì, meno, e la dipende. carriera, sì. Il Regno Unito ovviamente ha questa porta aperta, se uno vuole darsi da fare, ben venga. Poi ha di bello che è multiculturale, quindi trovi di tutto, e una cosa che senti proprio a sensazione, che quando arrivi in UK non esiste più la bandiera, cioè non nel senso che, ah sì, sei italiano, sei Sei qualsiasi, uno sei uno straniero, straniero, va bene, cioè, soprattutto a Londra. soprattutto a Londra non esistono più i colori, proprio va bene tutto, quindi Questa è stata la nostra esperienza nastro. e diciamo che forse magari Sì? non tutti sono così fortunati, però noi abbiamo conosciuto svedesi, polacchi, tedeschi, Tedeschi, sì. Di nigeriani, vabbè, tutto. italiani di sicuro, poi irlandesi, Scozzesi, 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 facevo una fatica io a capire, portoghesi. soprattutto uno che non parla l'inglese, sente tanti tipi di inglese, tanti accenti, sono andato in confusione, però è stato bellissimo e mi piace, lo rifarei. Quindi, È stato poi, un un arricchimento arricchimento. mentale, un cambiamento di mindset, assolutamente positivo e devo ringraziare questa Londra. esperienza che ci ha fatto aprire gli occhi perché in Italia non ti capita di avere, almeno dove abitavamo noi, così tanti contatti, multiculturali. Adesso se penso dove lavoro io, siamo tutti da paesi diversi, siamo italiani, svedesi, olandesi, francesi, tedeschi, da Ah, ogni è parte bello. veramente del mondo o d'Europa. Sì, è veramente incredibile. Un'altra cosa bella dell'Inghilterra, appunto, sono i trasporti, che comunque sono veramente efficienti. E noi l'abbiamo visto subito con Londra, ma è la stessa identica cosa qui a Northampton, dove abitiamo, ed è in tutto lo UK. Cioè. Poi gli stipendi, un altro pro, che gli stipendi sono veramente buoni, che sono Adeguati. adeguati, diciamo, alla vita, al costo della vita. Quindi, che tu sia appunto un operaio o qualsiasi altra cosa, un dipendente come me che è partito proprio dal nulla, e è comunque buono, cioè riesci ad andare a vivere bene, insomma, abbastanza bene, poi dipende dal tuo stile di vita. E ovviamente anche il sistema sanitario, che è gratuito, è un altro pro per quanto riguarda lo UK, Pro e e ci contro. sono anche lì, bisogna un po' vedere, Allora, però diciamo. pagherei volentieri un ticket all'italiana per riuscire a farmi degli esami del sangue perché da quando siamo qui, nonostante
Tutto, non siamo mai riusciti a farci l'esame del sangue, sono 4 anni. Io non ho mai passato così tanto tempo senza fare un po' di prevenzione. Aiuto. Quindi pagherei volentieri un ticket, eppure siamo ancora qui. Vabbè, una cosa bella, sono due pro che adesso voglio portare, è i voli, sono un sacco di voli low cost, ne trovi di tutti i tipi, tutte le misure, diciamo, low cost in tutti gli E orari, tante quindi destinazioni. è anche la vicinanza chiaramente col tuo paese, per esempio, appunto noi con l'Italia, con la Francia, e la lingua facile, ragazzi, con la lingua inglese viaggi ovunque, sì, è Non facile, dover dai. pensare a casi e declinazioni quando si parla. Io faccio ancora fatica, però lo capisco abbastanza bene, diciamo che un bel 80% ormai. I contro, diciamo. Il contro, sì, ci sono dei contro come dappertutto, non esiste un posto che non abbia dei contro, per esempio appunto il costo della vita è elevato ma rapportato in buona parte allo stipendio, diciamo che è adeguato, comunque, che ne so, affitti e prezzi delle case, anche se puoi cercare una zona dove magari costa meno, sono comunque superiori a quello che siamo abituati, per esempio una casa come la Nostra. nostra, che è una terrace, potrebbe arrivare a costare 250.000, 300.000, a seconda di 200.000 com'è messa. senza averla restaurata, tra l'altro, Sì, quindi 250.000 se non è restaurata, ma tranquillamente verso i 300.000 se è restaurata. E questo vuol dire sottoscrivere un mutuo. C'erano dei miei amici pronti a sottoscrivere un mutuo, hanno cambiato idea. Si tratta di 40 anni di mutuo. So che per molti magari è una cosa normale, noi non siamo dell'idea di lavorare per le banche, preferiamo restare in affitto o eventualmente cercare compriamo un occasioni. camper, dai, non c'è Sì, una problema. tiny house. Dopo Brexit penso che ci sia stato ancora un aumento e un rincaro. Nonostante si pensava andassero giù, no, no ragazzi, non stanno andando giù, stanno salendo. No, poi anche il cambio lo vediamo che sale. Sale e scende a seconda delle manovre finanziarie che ci sono Esatto. dietro. Poi un'altra ne cosa negativa che abbiamo sentito citare spesso, magari il clima, no? Il clima ovviamente, allora, non è in quanto al freddo, perché più o meno siamo lì con i gradi tra Italia, adesso chiaramente la confronto con lo UK, ma è il vento, qui fa tanto, tanto vento, c'è sempre quella pioggerellina molto fine, e poi tra l'altro è repentino anche il fatto che proprio il tempo cambia, Cambi. potrebbe esserci un bel sole, quindi la gente si scopre magari, e poi cambia tutto, diventa C'è grigio, stato comincia scorso. l'anno scorso, No, sì, ma anche qualche giorno fa. Qualche ha giorno nevicato, fa ha iniziato col sole, si è annuvolato, ha riposto piovuto, ha piovuto la un sacco di vento e è venuta una tempesta di neve che è durata tipo mezz'ora e sì, dopo è tornato il sereno. abbiamo le foto con i pansè, eccoli qua, che belli, con la primavera che sta E sbocciando, dopo ma fuoco. era neve. Poi un'altra brutta cosa, secondo me, è la sporcizia. No, sì. Noi siamo partiti da Dagenham e io sono rimasto abbastanza incredulo che alla verde Inghilterra, appunto, ci sia un po' questa noncuranza del butta lì che tanto va bene, la spazzatura, ma sì, buttala fuori, tanto ne Ovunque. paghiamo un servizio e ci sono gli spazzini che raccolgono. E lo stesso, cioè, non è che è solo Londra, ragazzi, perché uno pensa che a Londra poi va anche un po' a zone. Però anche qui io non ci credo, cioè che una delle strade che percorro ogni giorno adesso è letteralmente coperta diciamo, Cioè su una non c'è parte di un campo, proprio. gomme, materassi, frigoriferi. Ma Ma una scusa, ma ci discarica. sono le discariche, portale lì. Questo è stato un po' Il succo. nostro viaggio di 13 anni, adesso raccontato in questo video. Tra l'altro, quest'anno è la ricorrenza del 10º anno dell'anniversario di matrimonio. 2011-2021 fa 10. Questo, diciamo, è stato un po' il nostro percorso. Speriamo che questo video vi piaccia. Lasciate il pollice in su, chiaramente, Se avete domande, lasciatele nei commenti, cercheremo di rispondervi. qualche curiosità, che noi siamo sempre ben aperti. E
E poi noi l'avventura chiaramente continua, non si finisce. Sa mai, magari qua, quindi... tra un anno siamo da un'altra parte. Esatto, quindi non ci leghiamo assolutamente a un territorio piuttosto che a un altro. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. See you soon! Alla prossima, ciao!